questo tema con Alcide Boni alle 10.30, Emanuela Bongiovanni alle 11. Questa è la scheda di programmazione di oggi. Poi magari nei prossimi giorni cercheremo anche di raggiungere qualche edicolante, perché nel mentre si è messa in moto la macchina che porterà il Sinaggi al congresso, quindi praticamente da metà febbraio, quindi dalla prossima settimana, cominceranno i vari appuntamenti regionali, quindi sarà l'occasione appunto per sentire diversi edicolanti. Speriamo tanti ai nostri microfoni. Bene, io vi ricordo che domani poi ci sarà l'appuntamento con QR Poste, quindi ai nostri microfoni Marco Bacchetta per fare il punto sulla situazione anche per quanto riguarda quel progetto. Ancora una breve pausa musicale, arriviamo alle 10.20 con l'appuntamento con la rassegna stampa, quindi rimanete in ascolto.
Bene, allora torniamo in linea con la nostra programmazione. Vi ho appunto avvertito dell'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 10:21 in questo momento. Diamo un'occhiata agli argomenti e ai titoli delle notizie in primo piano nelle prime pagine dei giornali di oggi. La visita di Erdogan a Roma con il relativo incontro con Papa Francesco è la notizia che i giornali rilanciano oggi con maggiore evidenza in prima pagina. Nel frattempo dagli Stati Uniti arriva un nuovo pesante allarme sulla tenuta del sistema finanziario globale. Ieri Wall Street ha fatto registrare un vero e proprio tonfo delle contrattazioni di borsa, crollando per tutto il giorno e chiudendo a meno 4,6%. In 5 giorni la speculazione finanziaria ha mandato in fumo oltre 1.000 miliardi. Sul fronte della politica italiana si infuoca intanto lo scontro elettorale sugli immigrati dopo i gravissimi fatti di Macerata. Ieri Traini è inquisito per aver attentato alla vita di diversi migranti. Ha confessato che avrebbe voluto uccidere in tribunale l'assassino di Pamela, ma poi ha scelto di sparare nel mucchio per l'odio contro tutti gli stranieri. Sul razzismo dilagante e sui rigurgiti fascisti di questi giorni da segnalare sul Manifesto un'interessante analisi di Alessandro Portelli. Aperta la diga dell'antifascismo, dilaga il razzismo. Buone notizie invece sul fronte sindacale per i contratti al pubblico impiego. I sindacati ottengono un nuovo impegno del governo, i magistrati danno ragione al ricorso della CGIL su Ryanair, come abbiamo sentito anche al nostro GR. L'azienda è condannata per condotta antisindacale, raggiunto intanto l'accordo per l'estensione della platea dei lavoratori edili che hanno diritto appunto all'APE. Questi gli argomenti più in evidenza. Vediamo adesso qualche titolo. Il Fatto Quotidiano: migranti, le bugie di Berlusconi e Renzi, ecco i disastri dei loro governi. In Caimano nel 2002 alla TV tunisina invitava magrebini in Italia, scrive il Fatto Quotidiano. Che mette nell'occhiello appunto vero o falso, quindi da buon giornale politico. Il Fatto Quotidiano fa capire insomma che sarà difficile spacciare questa campagna elettorale una verità per una falsità. Gli operai lasciano il PD per il Movimento 5 Stelle, sfiducia nelle promesse sul fisco, questo è il titolo a centro pagina. Il sondaggio, dice il Fatto Quotidiano, dopo la presentazione del programma in 100 punti salgono gli scettici, e poi a fianco Sanremo parte l'editto renziano, via Scanzi dal festival è del Fatto, dice appunto Renzi sulla kermesse canora. E il Fatto, come altri giornali, segnalano il primo caso di biotestamento, cioè un primo caso ferma le cure e muore. Questo è accaduto a Nuoro, una malata, una donna appunto malata di SLA. Vediamo Libero: i partiti ci vogliono dare 200 miliardi inesistenti, un altro degli aspetti importanti di questa campagna elettorale. La Verità: razzisti immaginari, la sparatoria strumentalizzata, quindi La Verità ancora è ferma alle ideologie, alla propaganda sui fatti di Macerata. Il Giornale: immigrati, ecco il piano del centrodestra. Il Tempo: così ha fatto a pezzi Pamela, esclusivo le carte. La Repubblica: destra e Movimento 5 Stelle, fronte anti-migranti, allarme dell'Unione Europea, il Colle che dice basta violenza. Poi una foto grande in evidenza sul crollo al Wall Street, a centro pagina, donne, la violenza impunita, caos ai tribunali, sentenze lente, archiviata una denuncia su 4, secondo quanto appunto scrive la Repubblica in prima pagina. Vediamo il Messaggero: migranti, il conto degli irregolari, vediamo di che cosa si tratta. Guerra di cifre sui flussi di clandestini, sono ancora 491.000, ma in 10 anni scesi del 20%. L'alto là di Mattarella dopo il caso di Macerata: senza comunità si arriva alla violenza. E poi a centropagina Erdogan a Roma, dialogo sulla Libia, sintonia con il Papa su Gerusalemme.
sempre a centro pagina, paura Wall Street, oltre 1.000 miliardi bruciati in 5 giorni. La Stampa, Erdogan, gelo con l'Italia sui diritti, Papa Francesco chiede al presidente turco di tutelare le minoranze cristiane, Mattarella e Gentiloni critici con la politica di Ankara verso i curdi, l'offensiva può danneggiare la lotta all'ISIS. E poi sempre a centropagina, sempre Wall Street, la foto emblematica, il tonfo di Wall Street spaventa gli Stati Uniti, Macerata, Traini voleva vendicare Pamela in tribunale, questo è il titolo della Stampa. Vediamo adesso qualche giornale locale, cominciando dal Mattino, migranti irregolari, flop italiano, espulsioni al palo, centri al collasso, giustizia lenta, così hanno vinto gli invisibili. Scrive il Mattino, massacrato dalla baby gang, mio figlio non si è mai ripreso, Torre del Greco, il drammatico racconto di un padre. E poi, titolo piuttosto singolare del Mattino, perché Erdogan è utile all'Italia, Alessandro Orsini firma questo editoriale, un po' controcorrente rispetto alle critiche, invece si leggono su parecchi altri giornali. Questa mattina il Gazzettino, medici e compensi, Zaia che dice appunto si cambi, Zaia è il presidente del Veneto, della regione Veneto. Gazzetta del Mezzogiorno, elezioni, scintille sui migranti, il secolo XIX, raid xenofobo, allarme dell'Unione Europea. Bene, è tutto per il nostro GR, andiamo ancora in pausa musicale per qualche minuto in attesa di collegarci con Alcide Boni per il filo diretto e il dibattito sindacale e anche le ultime notizie appunto da Mantova. A tra poco. Thank you.